La speranza non è in vendita. Il titolo dell'ultimo libro di Don Ciotti è un invito all'impegno sociale da parte del fondatore del gruppo Abele di Libera contro le mafie. Fidel Bangabauna. Oggi la speranza concretamente vuol dire opportunità, vuol dire giustizia sociale, al volto delle politiche sociali. La speranza ha soprattutto bisogno di una concretezza, di una continuità, di una coerenza da parte di tutti. L'autore Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha spiegato che non si tratta di un libro, precisando che sono stati raccolti alcuni pensieri e messi insieme, non potendo arrivare ovunque. C'è un grande richiamo invece alla responsabilità individuale, perché con questi valori si vive peggio, si vive male, e quindi dobbiamo voltare pagina. E lo possiamo fare anche grazie a un impegno civico che Don Luigi Ciotti ha dimostrato avere nel corso della sua vita. Il volume, edito da Giunti Gruppo Abele, è un'edizione fatta per i ragazzi delle scuole medie perché, ha precisato Don Ciotti, è la cultura che serve per avere maggiori strumenti. I due grandi riferimenti sono il Vangelo e la Costituzione italiana. Un cristiano, ma senza escludere nessuno, vuole saldare la dimensione della terra con quella con il cielo. Riferendosi alla criminalità a Roma, Don Ciotti ha dichiarato che se i proiettili sparati anche in questa città e in questa regione non li sentiamo sparati anche a noi, non abbiamo capito nulla. La lotta alla mafia, ha aggiunto, la si fa in Parlamento con le leggi giuste. Sono 150 anni che le mafie regnano in questo paese, ha concluso Don Ciotti. Bisogna dare i beni confiscati alle associazioni affinché le tornino a far vivere, questa comunità ritorni a vivere al di là e contro questa criminalità.